sei tu, Bruno? Sì, ciao. Mi hai proprio spaventata, sai? Davvero? Spaventata. Porto io. Non importa, grazie. Non è molto pesante. Tu dai la valigia a Bruno, eh? Porto io. Dammi la tua valigia. Se ci tieni tanto. Io porto la valigia, eh? Sono venuto all'autobus, sai? Sempre qui, tutte le sere, eh? All'autobus. Ad aspettare me? Sì. Aspettato. Aspettato. Sempre qui. Grazie, Bruno. Dammi la valigia. Non venire dentro. Ti ringrazio. Non mi occorre altro. Sono contento. Buonanotte, Bruno. Bruno, che fai qui? Helga. Helga, sì, sì. Va a casa, è tardi. Sì, Helga. Va, va. Ciao, Helga. Non dovevi star fuori tutta la settimana? Sì, ma sono tornata prima. Bene. Ah? Sei già qui. Cambiati subito e aiuta. Dov'è Eric? Gioca a biliardo. Avvertilo, per favore. Mi scusi se vengo a disturbare. Cosa c'è? Helga è già ritornata. Helga è già qui. Ma non voleva star via una settimana. Dov'è adesso? In camera sua, è andata a cambiarsi. Che cosa ha detto? Niente, mi ha detto di dirle che è tornata. Scusate un momento. Sì? Continuate pure. Tira Rudolf per me. Vedremo quanta fiducia gli rimane se non si sbriga a tornare. Come mai sei già qui? Non ti hai ripreso una settimana. 3 giorni sono bastati. Bastati? Che cosa vuoi dire? Mi hanno visitata. Sono incinta. Cosa? Ho problemi con Helga. Di che genere? Ha detto che aspetta un bambino. Tuo? Sì, si è fatta visitare in città. Senza dirlo a nessuno. Non dirlo neanche tu per ora. Puoi giurarci. Ah, finalmente! Pensavamo che t'avesse già portato a letto. Tocca a te. Siamo a 15. Io quelle cose non le faccio in fretta. Devo concentrarmi come al biliardo. Così sei sicuro di non perdere il colpo. Ultima partita. È già molto tardi. Sì, concentrati bene. Vai. Salve, Oscar. Che cosa ti serve? Se vuoi bere qualcosa, fammi vedere prima i soldi. Se non ne hai, sparisci di corsa. Ne abbiamo già parlato. La prossima settimana vendo il maiale e così pago tutto. Sparisci. È da ieri mattina che non bevo. Sono un acquavite. No, ho detto che devi sparire. Vattene. Via.
Lontano da qui! La prossima settimana vendo il maiale e ti pago, te lo giuro! Fila! Perché ti preoccupi? Con pochi marchi risolvi tutto. Lo dici tu. Quella vuole il bambino. E vuole anche me. Ma che fesserie mi racconti? Dalle un po' di soldi. Sai chi sono i suoi, no? Tutti dei morti di fame. Dice che ne parlerà con tutti. Scemenze. Ne è capacissima, invece. Dovevi farti proprio quella lì? Ve la siete fatta tutti. Di che non è vero. Chi ti dice che sia tuo il bambino? Lo sanno tutti quanti che da 4 mesi dorme solo con me. 3 birre. Tu cerca di convincerla. Non rifiuterai i soldi, ne sono più che certo. Buonanotte, signora. Buonanotte. Buonanotte. Qualcuno di voi ha bisogno di un passaggio? Ah, non occorre, sono pochi passi, tante grazie. Allora, buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Eric fremeva dalla voglia di finire la partita. Te ne sei accorta anche tu, eh? Sai che ti dico? Andiamo a fare uno scherzetto a quei due. Ci sto. Saranno già a letto. Amici! Amici! Accendete la luce! Abbiamo una commissione urgente! Ehi, amici! Amici! Ma non si sente muovere nessuno. Ma andiamocene a casa. Perché non vuoi liberartene? Le spese le pago io. Ma è un bambino. Non voglio liberarmene. È un peccato. Allora perché mi hai ingannato? Mi dicevi non capita, non capita, e invece è capitato. Hai voluto incastrarmi, ecco. O prendi i soldi o ti arrangi per conto tuo. E lasciami stare, capito? Avrò il bambino e lo dirò a tutti che è il tuo. Lo grido da adesso a chi vuole sentirmi che sto per avere un figlio tuo. Non stare zitta. Sai che penso adesso? Che potresti ammazzarmi. Questo no, Eric. Non puoi farlo. Ti danneresti l'anima. Non farlo, Eric. Riprendi i soldi! Se mi vuoi dare dei soldi, non darli a me! Mettili in banca, a nome del tuo figlio! Sta zitta! Sta zitta! Eric! Che cosa? Sta zitta! Che cosa fai? No, dai così! Eric! No! Levati tutto. Scarpe, calze. Le ho fatto un'offerta, tutto quello che l'avrebbe accettata chiunque. Chiunque avrebbe accettato. Perché lei non ha voluto? Avanti, via, perché via, non ha accettato? Tutto via! Tutta roba che deve sparire. 3.000, le ho detto, perché non li ha voluti? Non gridare. È scivolata sul fango. È caduta in acqua scivolando. Tutta questa roba deve sparire. A farla sparire ci penso io. Perché non si è difesa? Se solo si fosse difesa. Tu non muoverti da qui. Chi è? Devo aprire la cassa per dare il resto, signor Holler. Non può aspettare un minuto? Oh, voleva avvertirla. Che cosa devo fare, papà? Stare calmo. Stare calmo. Buttare questa roba, prima di tutto. Ma domani sarebbe asciutta. Se l'analizzano, scoprono subito che è stata immersa nello stagno. Un momento. La polizia andrà a frugare anche in camera sua. Tu rimani qui. Thank you.
Un momento, prego. Ecco, prenda. Non ha da cambiare? No, nessuno ha pagato con spiccioli oggi. E poi chiudiamo. Ma non è ancora troppo presto. Perché si deve sempre far tardi? Come vuole. Vattene! Hai messo dentro scarpe, pantaloni e calze? Sì. Che cosa vuoi farne? Che cosa voglio farne? Che fai qui? Niente. Faccio niente. Bruno sta qui. E perché stai qui? Buonasera, Oscar. Ho visto Bruno poco fa. Va sempre in giro di notte? Bruno? Ma tu lo sai, Oscar, che Bruno è come un cane. Quel ragazzo è il mio tormento. Questo lo sai anche tu, Oscar. Vieni dentro. Buonanotte. 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 Albert è riuscito a convincerti, Oscar? Sta sempre qui davanti come un cane. Chi può resistere? Buonanotte. Buonanotte. Vieni avanti. Siedi. Anche a lui dà da bere adesso. Era seduto davanti alla porta come un cane, mi fa pena. Vada pure a letto. Sì, sì, vado. Buonanotte, signor Holler. Buonanotte. Ci vuole qualcosa di forte, anche per me, sai? Sento proprio il bisogno di un bicchiere. A volte ti posso perfino capire. Salute, Oscar. Che cosa fai, papà? Come? Bevi assieme a lui? Sì, bevo assieme a lui. Ti avevo detto di restare in camera tua, mi pare. Sì, scusa. Alla tua salute. Ispettore Derrick. Buongiorno. Sono qui, evidentemente. Sì, sta arrivando adesso. Sì, tutto a posto. Buongiorno. Che cosa c'è di nuovo? Era il vecchio? Sì. È dalle 8 che cerco di rintracciarti. Un cadavere nello stagno. Ho provato 3 volte a chiamarti a casa tua nel pomeriggio. Ma non rispondevi, come mai? Ti confesserò una cosa. Evitavo i seccatori. Ah, e perché? Riflettevo. Davvero? Sì, riflettevo profondamente sul mio mestiere. Cos'è che non ti piace? Prima di tutto, di essere il rappresentante della legge. È troppo astratto per me. Questa è la denuncia. Sì. E sarebbe annegata qui, nello stagno? L'acqua è alta mezzo metro, è impossibile annegare lì. Forse era ubriaca. Non era ubriaca. Può darsi che sia svenuta. Non era neanche... Insomma, per dire che l'hanno uccisa, ci vorrebbero gli indizi. Di un po', che cosa ti succede? Non ti piace l'idea che quella ragazza sia stata uccisa? No, a te sì. Deve essere accaduto verso mezzanotte. Tra la mezzanotte e l'una. Qualche traccia di violenza? Nessuna. Ha un'espressione molto triste. Credi? Ma forse tutti morti lo sono. Devi farti vedere anche tu.
Non ce la faccio ad andare laggiù. Tutto il villaggio ci è andato. Devi andarci anche tu. Altrimenti ti sospetteranno. La gente direbbe: perché Erich non è venuto? Fatti forza. La tua faccia triste sarà adattissima alla circostanza. Salve, amico. Buongiorno, Oscar. Bevi qualcosa? Oh, grazie. Sei davvero gentile. Ce l'hai ancora il maiale? Sì, certo, non l'ho ancora venduto. Allora verrò a dargli uno sguardo. Tu, Oscar, lo compreresti davvero? Se è abbastanza in carne, perché no? Dov'è Bruno? Bruno? Sì, non l'hai visto? Quello certe volte sta fuori anche tutta la notte. Sta fuori anche tutta la notte? Dovrei controllare ogni sera se è tornato oppure no. Lui dov'è adesso? Bruno? Di chi sto parlando? Sì, 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 hai ragione. Io non lo so, Oscar. È stato qui? Sì, proprio qui. Qualcuno l'ha spinta nello stagno impedendole di rialzarsi. Poi le ha messo la testa sott'acqua, finché è morta. Saremo interrogati tutti. Perché? Perché siamo stati gli ultimi a vederla, dopo che è arrivata questa notte, con l'ultimo pullman. Verso mezzanotte l'abbiamo vista tornare. Eravamo in molti nel locale e Holler... Non precipiti detto... così, per favore. Chi è Holler? Il padrone, Oscar Holler, il suo principale. Appena l'ha vista, lui le ha detto: cambiati subito e aiuta. Non l'abbiamo più vista. Ecco, quelli sono il giovane Holler e la signora Jan, la collega di Helga. Helga! Helga! Cos'hai, Helga? Perché non vuoi aprire gli occhi? Helga, perché non apri gli occhi? Helga! Che è successo? Perché è sdraiata qui a terra? È morta. Quello è Bruno Wohlweber. Un bravo ragazzo. Bruno, vieni via con me. Devi lasciar stare Helga, perché lei è morta. Bruno, i signori sono della polizia, indagano sulla morte di Helga, capisci? Il signor Holler? Sono della polizia criminale, mi chiamo Derrick. Vorrei farle qualche domanda. A me? Sì. Quella ragazza non lavorava da lei? Sì. Da mio padre. Falla ritornare viva. 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 La polizia, papà. Si accomodi. Sono l'ispettore capo Derrick. Mi chiamo Holler. Quella povera ragazza lavorava qui da sì, me. Sì. Dovrà farmi qualche domanda, credo. Sì, certo. Non stia lì impalata. Continui a lavorare. Tra poco ci sarà confusione. Tutto il villaggio è come elettrizzato. Gli altri giorni non c'è molto da fare. Ma ora vedrà come piomberanno tutti qui. Prego. Grazie. Vuole vedere la stanza dove ha abitato la ragazza? Sì, cominciamo da quella. Non era del nostro villaggio. Eric, datti da fare, non vedi quanta gente? Tu che cosa fai qui? Chi ti ha dato da bere? Eric, lascialo stare, gli ho dato da bere io. Gli sto vendendo il maiale, così mettiamo in conto.
Salute. Era appena ritornata da Monaco, con il pullman, quello che arriva a mezzanotte. Perché era andata a Monaco? Non ne ho idea. A volte si prendeva qualche giorno libero per andare in città. Faceva commissioni, spese. Qui da noi non c'è niente. Quanto tempo è stata via? Ma circa 3 giorni. Per acquisti? Forse aveva da fare anche dell'altro. Amici, conoscenti, qualche incontro piacevole. Il che è naturale. Quando si è giovani, belli, disponibili. E quando si ha un certo concetto della vita. E lei lo aveva? Sì, ce l'aveva di sicuro. Doveva essere un po' leggerina, vero? Ma le opinioni su ciò che è leggero o che non lo è sono oggi molto diverse, in tutti gli ambienti. Cosa le si poteva rimproverare? Io non le rimproveravo niente. Soltanto che in quello che si chiama un comportamento morale non rispettava le solite norme. Era la fallofora del paese? Che cosa? Intendo se... No. Questo non lo posso dire. Forse in una forma diversa. Per quanto lei piaceva moltissimo agli uomini. Molta gente si fermava spesso là fuori nel cortile e bussava lì a quella finestra. Sapesse che gente era a volte. E lei li faceva entrare? Oh, io non li controllavo mai, la cosa non mi interessava. Avanti. Ecco il suo collega. Grazie. Com'è finita con quel tale che è scappato? Ah, è uno completamente svitato. Parlate di Bruno? Si chiama Bruno Wohlweber. Che cosa ha fatto? Appena ha visto la morta, si è messo a dar fuori da matto. Ah, quello è matto davvero. E poi è corso in chiesa. A fare che cosa? Si è inginocchiato davanti al crocifisso dicendo falla ritornare viva. E ripeteva sempre la stessa frase. Mm-hmm. Le posso dire una cosa importante? Sì, dica. Bruno si comportava in modo particolare con Helga. Una volta lei mi ha detto: quello mi corre sempre dietro come un cane e quando torno da Monaco lo trovo lì, alla fermata. E vuole portarmi la valigia. Un pensiero gentile, no? Ma lei non la pensava così. Al contrario. A me Bruno fa paura, mi ha detto una volta. Mi guarda sempre in modo strano. Ne era quasi terrorizzata. Chi erano quelli che bussavano di notte a questa finestra? Diverse persone. E non sa se andavano a letto con lei. Già, ma non credo che lo facessero solo per divertimento il bussare tante volte a quella finestra. Sì, ma non ho mai visto chi fossero. Era brava nel suo lavoro? Sì, devo dire di sì. Una buona cameriera. E una donna piacente. Infatti. L'ho vista soltanto stesa per terra, ma posso immaginare come... Quant'era alta? Mi arrivava fino... Sì, era circa 1,60 m. E non aveva che 20 anni. Molta gente sarà venuta qui per lei, era l'esca del locale, vero? Sì, da quando lei è arrivata è venuta più gente in questo locale, ha indovinato. Potrebbe dirmi quali clienti... Lei c'è sempre, vero? Sì. Chi era che si dava più da fare con la ragazza? Beh, tutti più o meno. Ognuno più degli altri. Ma guardavano tutti. E quando si guarda una ragazza come quella, beh, immagina anche... Sì, di farle qualche proposta. Non posso servirvi tutti insieme. Da una mano alla signora Ian, non ce la fa da sola. Sì, subito. Io penso che... Lei mi permette un'osservazione? Si accomodi pure. Scusi, io credo che sia sbagliato cercare tra chi le girava intorno dandosi da fare più degli altri. Ah, perché? Chi poteva godersela non si sarebbe certo mai privato del suo stesso piacere, no?
Voglio dire che lei dovrebbe cercare tra chi non è riuscito a farci qualcosa. Stefan, ho al tavolo la signora Jan. Basta adesso. Ma tu non mi avevi detto... Sì, è vero, ma ora dico basta. Prima voglio vedere il maiale. Vieni, aspettami fuori. Ti raggiungerò più tardi. Sì, e poi io le ho domandato come mai sei tornata oggi. Sa, Helga voleva rimanere per tutta la settimana. Ma lei non le aveva detto, ah, sei già qui? No, il signor Holler le ha detto così. Il padrone? Sì, perché? Perché ce ne sono due, il giovane e il vecchio. Il vecchio, mi riferisco al vecchio. E lui si è sorpreso? Sì, sì, del fatto che fosse tornata prima. Le ha detto, cambiati subito e aiuta in sala. Poi lei mi ha detto, dov'è Eric? Io le ho detto che era al biliardo. Lei mi ha chiesto di dirgli che era arrivata. Io allora sono andata di là e gli ho detto che Helga era già tornata. Vorrei parlare ancora con suo figlio. Eric, vieni un po' qui. Si tratta di ieri sera. Tu hai visto ancora Helga? Sì. La signora Yang mi ha detto che Helga voleva parlarmi. Io sono andato da lei e le ho domandato che cosa c'era. E lei, tuo padre vuole che io lavori ancora, ma non ce la faccio. Digli che sono molto stanca. Sì, allora è venuta da me, mi ha riferito e lei andava a dormire. Già, ed è certo che non abbia detto nient'altro? No, soltanto che Bruno l'aveva aspettata ancora per portare la sua valigia. Ha detto solo questo, nient'altro. Bruno l'ha aspettata ancora? Sì, alla fermata. E lei ha avuto paura? Sì. Era comparso come un fantasma. No, questo no. Helga non ha mai avuto paura di Bruno. Ma tu sai che lui da tempo le correva dietro. Ah, questo lo so, ma... Bruno non era il solo, eh? Posso sapere qualche nome? Da me? Sì. Da me, no, di sicuro. E da lei? Tutti quelli che nel paese portano i pantaloni erano interessati alla ragazza. Che non mi vuole che le faccia? Tu puoi dirgli qualche nome? No. Aspetta un po', ancora da fare. Sì, fa pure. Buongiorno. 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 Salve. Come va? Beh, non siamo venuti per bere adesso, Oscar. Senti. Cos'è successo? Prima entriamo. Ti dispiace? È per la storia di Helga? Sì. La polizia sta cercando quello che l'ha spinta in acqua. Possiamo parlarti in confidenza? Parliamo in confidenza. Quando siamo andati via dal tuo locale, ieri notte, siamo passati dal cortile. Abbiamo bussato più volte alla finestra. Ma lei era a letto con Eric. Eric? È stato nel mio ufficio fino alle 2. Dunque, siete stati voi che avete fatto uscire Helga. Perché? Come noi? Come puoi dire che l'abbiamo fatta uscire noi? Volevamo solo fare uno scherzo. Ma sì, per giocare. Abbiamo chiamato e bussato alla sua finestra. Questo voleva sapere l'ispettore. Che cosa? Sì. Ha detto, qualcuno deve avere spinto Helga ad alzarsi e uscire di casa. È assurdo, non siamo stati noi. Devo dirvi come stanno le cose. L'ispettore cerca tutti gli amanti di Helga. Allora gli devi dire di Eric. Sì, di Eric, di me, di te, Berger, e di tutti noi. Sì, ma negli ultimi tempi non più. Adesso era solo Eric, solo lui. L'ispettore vuole tutti i nomi. Se dico di Eric, allora dico anche di voi. Non puoi fare questo, Oscar. Perché non posso farlo? Per me, Oscar, sarebbe una catastrofe. Per la mia famiglia, per mia moglie e i miei figli. Per me anche peggio. Sarebbe un disastro. Anche per me. È per questo che non ho fatto i nomi. Nemmeno quello di Eric. Ti raccomando, Oscar, non lasciarti sfuggire neanche una parola. I nostri nomi non dovranno venire fuori. E non verranno fuori. Ieri sera, quando siete andati via insieme, tu eri con la macchina? Sì, avevo la macchina. E voi due a piedi? Sì.
E non avete visto da qualche parte il povero Bruno? Bruno? Come mai Bruno? Sì, perché lui seguiva Helga come un cane segue la cagna in calore. Sì, è vero, ma... Sembra che sia rimasto fuori ad aspettarla. Io credo che sarebbe un bene per tutti noi. Per ciascuno di noi. Se lo aveste visto. Tu passi sempre davanti allo stagno, no? Non lo hai incontrato? Bruno? E di chi sto parlando? No... Non hai incontrato proprio nessuno. Nessun'ombra che tu forse... In buona fede, di certo. Potevi credere che fosse lui? Bruno è stato qui. Manca solamente qualcuno che possa affermare di averlo visto, capisci? Un pazzo. Riflettete un po'. Innamorato di Helga. Ma quello è di... Che cosa vuoi fare? Aspetta qui. E non fiatare con nessuno. Hai sentito come Bruno si è comportato giù allo stagno? Bruno? Ha fatto tante di quelle storie che tutti lo guardavano sbalorditi. Beh, sai com'era affezionato a Helga. Sì, sì, lo so. La stava aspettando alla fermata, a mezzanotte. Sì, me lo ha detto. Poi è tornato subito a casa? Non lo so. Pare che ci sia gente che più tardi lo ha visto allo stagno. Allo stagno? Eccoci. Allora, dov'è il tuo maiale? È lì. Eccolo. È questo che vuoi vendere a me? Lo so, è un pochino magro, purtroppo. Dovrebbe ingrassare un po'. Ma se gli dai da mangiare bene per un po' di giorni, vedrai che riprende subito peso. Il mio maiale non vale molto così com'è adesso, ma la razza è buona. Non vale assolutamente niente, e tu lo sai bene. Bruno è qui? Bruno? Che vuoi che ne sappia? Lui va e viene quando e come vuole. Grazie, Oscar. Se qualcuno mi fa pena, Franz, quello sei tu. Che cosa vuoi dire? Ti ho detto che lo hanno visto vicino allo stagno ieri dopo la mezzanotte. Proprio dove hanno tirato fuori Helga dall'acqua. Cosa? Proprio lì. Per questo mi fai tanta pena, Franz. Mi dispiace di averti buttato fuori dal mio locale ieri sera. Tieniti il tuo maiale, io non lo voglio. Però tu puoi venire ogni giorno da me e avrai qualcosa da bere. Ma questo che cosa significa? Non penserai mica che Bruno possa aver ucciso Helga? Tu pensi che Bruno sia... Oscar, mio figlio non è un assassino. Non ti ho detto che ieri notte l'hanno visto allo stagno? Chi è che dice d'averlo visto? Eichmann, l'insegnante, Altman e Berger. Erano in tre. Ma Bruno ha un animo gentile, non saprebbe far del male neanche a una mosca. Io lo conosco, quel ragazzo. Ma tuo figlio è o non è pazzo? Oh, Oscar, che cosa dici? Lui, poverino, ha una mente debole. Sì, questo è vero. È quello che si chiama un ritardato mentale. Ma vedi, Oscar, lui è pieno di... è pieno d'amore, capisci? E come avrebbe potuto ammazzare la persona che lui ama di più, anche se è un po' debole di mente? Vuoi forse dire che lui sa sempre quello che fa? No, non dicevo questo. Allora perché non può avere spinto Helga nello stagno ieri sera? Lo ritieni impossibile? Assolutamente. E questo devi crederlo anche sì, tu. Sì. La polizia però farà le sue indagini e non si può negare che Bruno correva sempre dietro a Helga come il cane dietro alla cagna. Sì, ma la polizia fa domande e non potrà sorvolare su precise dichiarazioni fatte dai testimoni. Se lo chiedi a me, Franz, Bruno farebbe bene a costituirsi. Intendo dire che non andrebbe nemmeno in prigione. Andrebbe in un istituto dove lo assisterebbero. Medici, cure. Certo, starebbe meglio di adesso. Rifletti un po' sulla cosa da questo punto di vista. Sì, ma Bruno non è mica un assassino. Avrebbe ciò che non ha mai avuto nella sua vita. Cure, pasti regolari e protezione. Non puoi sostenere che non ne abbia bisogno, vero? Sì, sì.
Non gli puoi negare tutto questo. Sapresti negarglielo? No, no. Presto la polizia parlerà con te. Dovrai fare una dichiarazione, Franz. E dovrà essere fatta in modo che aiuti Bruno e te. Se farai questo, se aiuterai la polizia, se farai una dichiarazione come va fatta... Ma come? Che cosa dovrei dire? Allora ti prometto, Franz, che nel mio locale potrai venire a bere tutte le volte che vorrai. E quanto vorrai. Dov'è che dorme Bruno? Dunque, quando è stato... a mezzanotte e mezza. Quando siamo andati via? Sì, sì, alla mezza più o meno. Ecco, sì, io sono salito in macchina e sono partito. Abito dall'altra parte, devo passare davanti allo stagno. Non tanto vicino, ma lo vedo molto bene. E così mi è parso di vedere l'ombra di un ragazzo simile a Bruno. Che vuol dire simile? Era o non era lui? Mi dica... Poi dovrò anche giurarlo? Sì. E se non ne fossi completamente certo? In tribunale dovrà esserne certo. Ah sì, se giuro vuol dire... Vuol dire che sono in buona fede. Bene. Mi sembra di aver visto Bruno, appunto. Anche se confesso di non essere sceso dalla macchina per controllare se fosse proprio lui. Allora, lei ha visto uno che stava vicino allo stagno e che somigliava a Bruno? Direi proprio così. L'uomo che somigliava a Bruno, che cosa faceva? Niente, stava fermo lì. Ma perché chiede soltanto a me? Anche gli altri hanno visto, signor Eichmann. Sì, è vero. Noi siamo andati via insieme. All'improvviso ho creduto... Mi è sembrato di vedere Bruno. E l'ho detto anche a... Sì, era Bruno. E io ho fatto notare... che appena tornata Helga, Bruno ricominciava a girare di notte. Lo ha riconosciuto in modo chiaro, lei? Signor Eichmann? Eh? Ah, sì, anch'io, ma dovrei fare le stesse riserve che ha fatto Berger. E che faccio anch'io, questo è chiaro. Sì, capisco, lo avete visto. Ma non tanto da giurarlo in tribunale. Ehi, chi diavolo li ha fatti tutti questi punti? Deve essere uno molto bravo. È stato Erich Holler. È un vero campione. Una volta ero bravo anch'io, ma ora non ho quasi più tempo. Almeno per queste cose. Dove sono? Che cosa fanno? Parlano con Eichmann, Altman e Berger. E perché? Che cosa vogliono? Non lo so. Non preoccuparti, vedrai che andrà tutto bene. Ah, dagli una bottiglia, può bere quanto vuole. Siamo amici, ho comperato il suo maiale. Buongiorno, ispettore. Stavo giusto chiedendo di lei perché, sa, c'è di là il padre di Bruno. Ero stato da lui oggi a comprare il suo maiale e così mi ha fatto qualche confidenza. È una cosa che la interesserà molto. Si accomodi. Franz, questo è l'ispettore capo Derrick. Indaga sulla disgrazia dell'altra notte. Se permette... Porta con sé la bottiglia. Sì, è molto giù, pure, poverino. Sì, sì. Attraverso un brutto momento. Io penso che ci stiamo avvicinando alla soluzione del problema. Oggi, mentre stavamo parlando, io gli ho detto che tutti ci auguriamo che non sia stato Bruno. E lui mi ha risposto: devo confessarti una cosa, Oscar. Ma forse è meglio che lo dica tu stesso, no? Devo sapere prima se è vero quello che mi hai detto, che non possano arrestare il mio ragazzo, che non sarà condannato per omicidio, che avrà medici che lo curano e gente che lo protegge.
Può confermarglielo? A quale scopo? Altrimenti lui non parla, capisce? E perché non parla lei? Bruno, suo figlio, era incasato solamente stamattina, verso le 5, quando ormai era già giorno. Wolfweber si è svegliato e ha visto il ragazzo che stava davanti a lui tremando e diceva... Helga è morta. E lo sapeva alle 5 del mattino? Certo, prima che scoprissero il cadavere. Non è vero quello che dico? Ha detto così? Helga è morta? L'ho già detto, mi pare. Avrà un buon medico e gente che lo protegge. Perché non gli dice che un pazzo non può essere condannato per omicidio? Suo figlio ha ammesso l'omicidio? Ma che ha ammesso, ammesso? Con un malato di mente non si può parlare in termini normali. Bruno ha detto, Helga è morta. Alle 5 del mattino è corso a casa e si è messo a piangere. Che cosa vuole che le dica una persona del genere? Nella sua vita non ha mai potuto avere nessuna cura, nessun aiuto. Sa dove può essere andato suo figlio quando è uscito di casa? Non lo immagino neanche. Vuole che lo cerchi io? No, non si preoccupi, facciamo da soli. Bruno, su, svegliati. Puoi alzarti? Vuoi metterti seduto? Ce la fai? Avanti. Devo farti una domanda. Domanda? Sì. Tuo padre dice che sei rincasato soltanto questa mattina verso le 5. Mi capisci? E che tu gli hai detto subito che Helga era morta. Helga è morta. Come mai sapevi già che Helga era morta? Bruno, dici la verità. Sei stato tu a spingere Helga in acqua? Sei stato tu? Helga spinta nell'acqua. Tu eri andato a prendere Helga al pullman, è vero? È vero, io al pullman, sì. E siete andati insieme fino al locale. Locale, sì. Insieme. Che cosa hai fatto dopo? Hai aspettato fuori? L'hai fatta venire fuori con te ancora? Hai bussato alla sua finestra? Siete usciti insieme un'altra volta? Lascialo stare, Harry, è inutile. È come telefonare avendo all'altro capo uno che parli un'altra lingua. Che cosa facciamo? Lo arrestiamo? Non posso arrestare un malato di mente. A meno che non me lo dica un medico. A tua responsabilità? Sì. E se è stato lui? Perché piange? È l'unico che piange la morte di quella ragazza. Fa ciò che ritieni giusto. Avete trovato Bruno? Sì, è a casa sua. Tre insalate miste. Tre insalate miste. Come mai è qui questo? Chi lo ha messo qui? Questo apparteneva... A chi? A Helga. Lo sa di sicuro? Sì, lo so di sicuro. Anch'io lo conosco. Ieri l'ho visto nella stanza di Helga, era suo. Come lo ha avuto? Chi l'ha ridotto in questo modo? Oscar! Oscar! Buonasera. Buonasera, signor Berger. Volevo... mi dai una birra? Subito. Ho saputo che stanno portando via Bruno. Davvero? Beh, è logico. Signora Jan, date camere in affitto qui? Sì, tre al primo piano. Ce n'è una libera per me? Beh, deve chiedere al signor Holler. Vuole pernottare qui? Sì. La questione di Bruno ormai si è risolta. Perché non ritorna a casa? Oh, no, io vorrei restare.
Se invece a lei questo non dovesse far piacere... A me? No, no, è perché affatto. Davvero gentile. Allora, posso salire? Naturalmente. Signora Yang, accompagni l'ispettore. Gli faccia vedere la numero 3. Si accomodi. Ecco, è questa. Guardi. Molto carina. Perché non se ne torna a Monaco stasera? Sono pochi chilometri. Mi prendo un giorno di vacanza. Voglio bere una birra tranquillo, giocare una partita a biliardo. Mi dica un po' una cosa, signora Yan. Come mai lei è finita proprio qui, in questo paese? Perché ho sempre desiderato di venire in un posto così. È proprio il mio ambiente. Dorme in questo letto o in quello? Decida lei. Questo oste mi piace. Ha molta voce in capitolo qui. Sa quello che vuole. Non bada al sottile, vero? No, davvero. Beh, altrimenti non si fa strada. Si mette già a dormire? No. Sto riflettendo su questo tipo di oste che non bada al sottile e che sa quello che vuole. È così che lei ha detto. Io? Che cosa vuole farmi dire? Ho forse sbagliato i miei calcoli? Lei crede che Bruno sia l'omicida? Sta per farsi una bella risata, eh? Ora le prendo gli asciugamani. Vuole anche del sapone? Sì, mi porti anche del sapone. Perché è venuta a finire in questo brutto paesotto? Perché, vede, mio marito un giorno portò a pranzo una sua amica e quella non se ne andò più. Allora io gli dissi chiaramente, una di noi è di troppo. E lui mi rispose, tu? Lei crede forse che Bruno sia l'omicida? Adesso dovrei mettermi a ridere io. Allora non lo arresterete? Non lo arresto perché non è lui il colpevole. E mi domando perché quel brav'uomo dell'oste stia tentando di farmi credere diversamente. Lo tenta anche lei? Io? Beh, senta, io le voglio dire una cosa. A me questa faccenda non interessa. Allora si sbrighi e se ne vada. Come si permette di parlarmi in quel modo? Lei crede davvero che la cosa non mi tocchi? Che io non ne sia scossa? E poi, sarei in grado di fare qualcosa? Sì, signora Yan. Lei può aiutarci. La camera va bene? Sì, sì. Non è molto grande, né molto confortevole, ma in compenso non costa molto. Va benone. Siamo pronti per partire. Dov'è lui? In macchina. Vuole venire a salutare suo figlio? Devi restare con tuo padre. Tu resterai con me. Automobile. Automobile. Vado in automobile. Tu va pure. Io ti seguirò con quell'altro. Hanno portato via Bruno. Poveretto. È in quello stato fin dalla nascita. Nessuno si è mai potuto occupare di lui. La madre è morta. E il padre... Eccolo lì. E a scuola ci è andato? No, mai. È cresciuto come un animale. Come un cane randagio. È logico che alla fine... Lei chiamasse la Calabiacani. Cosa dice? Mi dia un po' d'acqua vite. Sì, subito. Un bicchiere grande. Ho saputo che lei è un grande giocatore di biliardo, vero?
Io? Sì, me l'hanno raccontato i suoi amici che giocano di là. Già, è il loro divertimento serale. Ecco a lei. È da molto ormai che non gioco più a biliardo. Non con giocatori in gamba, con veri maestri. E lei lo è, vero? Gioca bene, sì. A volte bene, a volte male. Dipende dall'umore. E stasera... Non è in forma? Comunque, anche quando non è in forma, gioca sempre in modo eccezionale. Va, va a giocare, su, e non preoccuparti. Qui rimango io. Credo che suo figlio non si senta bene stasera, è molto pallido. Che cos'ha? È pallido. Pallido? Le dirò che quando un oste ha un bell'aspetto, pacioso, allegro, è segno che gli affari vanno male. Questo è vero. Andiamo. Bene, signori. Posso giocare anch'io? Naturalmente, signor ispettore. Ci fa piacere. Devo chiedere un po' di comprensione. Non gioco più da lungo tempo. Anche noi non siamo un granché, sa. Eccetto Eric Holler. Eh sì, lui gioca in modo perfetto. Contro di lui non ce la fa nessuno di noi. Vuole giocare subito, signor ispettore? No, grazie, non c'è fretta. No, no, no. Preferisco prenderla con calma. Ah, bene. Non ce la farò, ma proverò ugualmente. Io credo che suo padre non l'abbia guardata bene in faccia. Lei stasera non si sente bene. Già, io... non tanto. Sì, però giocherò lo stesso. Che le succede? A caldo? Un po', ha ragione. Permette che le senta il polso. C'è proprio qualcosa che non va bene, sa? Preferisce non giocare? No, no. Ce la farò. Lo sa che ho la fronte bagnata di sudore? Posso offrire ai signori una buona birra? Ah, non la rifiutiamo certo. Grazie. Grazie. Signora Ian? Sì? Ah, ecco, 5 birre, prego. Altre 5 birre, bene. Si ricordi, tutto come abbiamo stabilito. Certo. 5 birre. Sì? 5 birre al biliardo, vero? Come gioca l'ispettore capo? Non l'ho visto. Dovrei farle una richiesta, signor Holler. Sì? La mia camera al piano di sopra è troppo piccola per me. Ne vorrei un'altra, un po' più grande. Come ha detto? Che ne voglio un'altra, che sia anche più bella, oltre che più grande. Che diavolo le salta in mente? Vorrei anche un aumento di paga. Che cosa sta dicendo? Un aumento. Un aumento? Un aumento di paga? Ma è impazzita? Stanotte, quando erano già andati via tutti, qualcuno è passato in corridoio con le scarpe sporche di fango. Qualcuno che deve essere rientrato molto tardi. Il conto, prego. Sì, eccomi. Ecco il resto. Prego. Va bene così. Molte grazie, buonasera. Non l'ho detto prima perché nessuno me l'ha domandato. Era bagnato anche l'atrio. Posso avere le birre? Domani può traslocare. Va bene. E per la paga? 100 marche in più. Oh, arrivano le birre. Ecco qui. Bene. Prego. Devi stare più attento. Domani cambio camera, 100 marchi in più. Dica che ne vuole 200. Bene. Prego, signori. Grazie, ispettore. Non mi bastano 100. Ne voglio 200. Bene. Eh sì, adesso ho molto più lavoro, infatti. Le sarò sempre grato, non avrà mai da pentirsene. Lo so. Signora Ian? Sì, prego. 5 bicchieri di acquavite. Sì, vengo subito. 5 di acquavite? Sì, sì, ho capito. Gliel'assicuro. Non avrà da pentirsene. Le tracce di fango... sciocchezze. Non possono significare assolutamente niente. Solo che... la gente comincerebbe subito a fantasticare. Beh, sì, capisco.
Holler ha accettato 200 marchi in più. Soltanto perché lei avrebbe visto alcune tracce di fango. Sì. Come se qualcuno fosse entrato in casa con scarpe e vestiti inzaccherati. E non può essere stato l'oste, evidentemente. No. Rimane una sola ipotesi. L'ha ammazzata lei! Lei ha ammazzato quella povera ragazza, è stato lei, vero? Venga con me. Venga subito con me. Si muova! Cammini! Mi lasci non stare! Non costringa a trascinarla come un sacco! Papà! Lui non la può più aiutare ora! Eric, non si muova di lì! Andiamo! Mancano solo pochi passi, siamo quasi arrivati! Ecco, questo è il posto! Qui lei ha spinto la ragazza in acqua! È stato lei a spingerla in acqua! Perché non ha voluto accettare i 3.000 marchi? Perché non li ha voluti? È chiarito tutto. Venga fuori. Venga fuori di lì adesso.